Ciao a tutti, sono Kaban e benvenuti a questo nuovissimo video sul circuito cinese di Shanghai, dove andremo a analizzare appunto lo stesso circuito vista la gara del campionato 2019 di Formula 1 reale. Ok, allora siamo con la Mercedes, giusto perché è la macchina più veloce. Andiamo ad analizzare un attimino quelle che sono le statistiche del Gran Premio di Cina. È in vigore dal 2004, Hamilton è il pilota più vincente, tanto per cambiare, con 5 vittorie contro le due di Rosberg e Fernando Alonso, che si trovano in seconda posizione, e Mercedes è il costruttore con più vittorie, che sono sempre 5. Pole position sono sempre di Lewis Hamilton con 6, seguito da Sebastian Vettel con 4, e sono 6 le pole position per la Mercedes, non tutte segnate però da il pilota inglese. Per quanto riguarda invece il Gran Premio del 2018, ricordiamo una pole position di Sebastian Vettel in 1.31.0. Qua gireremo circa un secondo più veloci, ma ricordo quello che ho detto l'altra volta, qua le condizioni sono ottimali ed è un videogioco. Il giro più veloce è di Daniel Ricciardo con 1.35.7. Ricordiamo il podio con Ricciardo, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ricciardo che vince la gara l'anno scorso grazie anche alla safety car, che entrò in pista dopo l'incidente tra Gasly e Hartley, visto il numero di detriti più o meno in questa zona di pista, e hanno favorito la vittoria dell'australiano. E ricordiamo anche i problemi avuti da Vettel con Verstappen. Parliamo ora di setup, dove abbiamo un 4-5 sulle ali per rimanere abbastanza scarico ma abbastanza stabile. Attenzione qua, se non sono tutto a destra e tutto a sinistra come al solito, a causa delle curve molto lunghe ho preferito dare un po' più di importanza alla stabilità. 7 in zavorra, le sospensioni sono abbastanza regolari. Tutto sommato un assetto molto stabile. Andiamo a parlare ora dello giro onboard. Iniziamo con la prima zona di RS di fianco ai box. È importante uscire bene dall'ultima curva per avere un'ottima accelerazione qua. Qua si va a frenare abbastanza gradualmente, oserei dire. Poi andare a frenare tanto di freno motore per azzeccare il punto di corda. È importante qua uscire molto bene, perché si vanno a perdere tanti decimi se si sbaglia l'uscita. In questo momento stiamo guadagnando un bel po' sul giro precedente. Staccatona qua, si scende fino in seconda se non in prima per far girare meglio la macchina e via, attenzione, cercare di sfruttare al meglio la pista. Qua invece si va a aggredire il cordolo interno per poi spostarsi verso il cordolo esterno, cioè dalla parte opposta. È una chicane molto larga, aggredire molto bene qua, attenzione invece non toccare il cordolo esterno, secondo me fa perdere un po' di tempo, e via, aggredire anche il cordolo dall'altro lato, mini rettilineo qua, per poi aggredire ancora una volta cordolo interno. E qua attenzione, qua vado leggermente largo in realtà e vado a toccare quel cordolo che mi ha fatto perdere un pochettino il punto di corda. In realtà non mi ha creato più di tanti problemi, ma un decimino, due decimini li ho persi così, quindi vi consiglio di non toccare il cordolo. Quindi ora grande zona DRS, un lunghissimo rettilineo, grande possibilità di sorpasso ovviamente. E via, staccatona, qua si scala in seconda se non in prima. Qua vado leggermente largo, ma non mi ha fatto perdere più di tanto tempo. E aggredire ancora bene qua il cordolo per sfruttare al meglio la velocità in uscita. E via, si taglia il traguardo 1.30.0. Il nostro miglior giro finora è 1.30.0.